Mister Gianluigi Ghia, al termine della partita tra Livorno e Parma, qui su questo campo insomma un po' difficile, sul quale magari diventava difficoltoso appunto esprimere le nostre qualità di gioco, eppure nonostante tutto siamo riusciti a pareggiarla grazie a quelle che sono le armi tradizionali del Parma, che sfoderate su un campo del genere insomma diventava anche difficile. Sì, certo. Voglio fare innanzitutto i complimenti ai ragazzi, perché fino all'ultimo secondo hanno giocato per cercare di vincere la partita, sapendo che era una partita difficile, perché è stata una partita che ci chiedeva tanta maturità, perché non è stata da settore giovanile, tante perdite di tempo volontarie, infinite. E è una loro arma e questo ci deve far capire che il calcio purtroppo è anche questo. Sarebbe l'ideale che a livello giovanile non fosse questo, ma dobbiamo anche attenderci questo tipo di gioco da parte di squadra. È pur questo calcio, non molto etico, ma calcio è. Certo, si fa un po' parte di certi marchi ingegni antichi, diciamo così, che tardano un po' ad essere. Però dal punto di vista istruttivo, proprio doversi confrontare, misurare anche con situazioni di questo tipo, va ad arricchire ulteriormente quello che è certo, il nostro... Certo, assolutamente. Cioè, tutto fa esperienza e dobbiamo portarci a casa anche da questa partita alcuni aspetti. E quindi continuare a lavorare sodo, perché questo è uno degli aspetti che dobbiamo migliorare, ma se ne sono verificati anche altri. E il tuo collega alla fine era un po' arrabbiato, perché chiaramente il gol è arrivato negli istanti finali, però se andiamo a considerare alcune delle occasioni che ci sono capitate, capisco che vedersi sfumare una partita all'ultimo secondo non sia mai simpatico, però insomma... Credo che il calcio non esista il caso, e se è arrivato nei minuti finali è proprio per merito dei ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo secondo per cercare di vincere questa partita. Quindi ha premiato i ragazzi, e quando intendo i ragazzi non solo chi ha giocato, ma ricordo sempre tutti. E quindi è giusto così, se siamo arrivati al pareggio è giusto così.